70 anni dopo il lancio della Vespa, Piaggio presenta Gita e Kilo, i primi veicoli autonomi intelligenti per la città del XXI secolo. I due prototipi sono stati presentati a Boston da Piaggio Fast Forward, la startup americana fondata dalla casa di Pontedera un anno e mezzo fa, per studiare una nuova gamma di robot da strada al servizio dell'uomo. Noi siamo convinti che la tecnologia e la robotica non debbano sostituire assolutamente l'essere umano, ma essere al servizio dell'essere umano. Quindi devono essere a disposizione nostra e decidere noi come utilizzarli. Progettati da un team internazionale di sviluppatori con il Meta Lab di Harvard, Gita e Kilo non trasportano persone, ma cose. Gita può caricare fino a 18 kg di peso, Kilo può arrivare fino a 100 kg. Kilo e Gita puntano ad ampliare il raggio delle nostre attività come pedoni, come protagonisti delle metropoli contemporanee. Io sono un ciclista agguerrito, per cui mi sogno di poter portare dei bagagli pesanti dietro la mia bicicletta senza che mi pesino. Gita e Kilo sono manovrati via wireless da una cintura e grazie alla tecnologia di Piaggio possono accelerare, frenare e sterzare come una motocicletta. I due prototipi saranno perfezionati nei prossimi mesi prima di un possibile lancio sul mercato nel 2018. Per Piaggio è una nuova frontiera dell'innovazione. Il futuro è un'incognita, con molti cambiamenti, che però basano sull'innovazione, sulla ricerca. E per fare innovazione e ricerca bisogna essere curiosi. Allora io credo che questi siano elementi che oggi esistono in Piaggio. E su questi elementi noi stiamo creando, in maniera se vuole un po' visionaria, il mondo di domani.